YouTube, una piattaforma stanca, una piattaforma che non ha più nulla da dire. No, io dissento, dissento profondamente. Salve gente, benvenuti in questa nuova puntata di Tutto Sbagliato. Oggi parliamo di YouTube, YouTube croce e delizia di ogni creator là fuori. Ma è più croce o più delizia? Beh, direi che oggi ne parliamo con una persona che di YouTube ne sa parecchio. Sono molto contento perché gli ospiti di Tutto Sbagliato sono sempre illustri. Signore e signori, Andrea Ciraolo. Ciao Andrea, benvenuto! Ciao Giuseppe, bentrovato e bentrovati a voi che ci state guardando e ascoltando. Grazie mille, sono molto contento che tu sia qui oggi. Innanzitutto, come stai? Sto bene. La vita del content creator è sempre molto ricca di cose da fare, soprattutto quella dei content creator che non sono capaci di stare fermi e con le mani in mano, però non mi posso lamentare, è una fortuna fare il lavoro che si ama. Ma quindi, scusami, mi bruci subito il topic, quindi per te è tutta delizia. No, no, è anche croce. C'è anche la croce, se vuoi, C'è anche la ne croce. abbiamo da parlare della croce, ma è più delizia che croce. Ah, ok, stiamo già spostando l'asticella. Sì, in realtà ci sono tanti punti e potremmo starne a parlare per giorni, però qualche cosina secondo me che vale la pena approfondire c'è. Innanzitutto, senti, ti chiedo una cosa, ma vogliamo salutare quell'amico comune che sta permettendo oggi tutto questo? Carlo? Il nostro amico Carlo. Ciao Carlo. Ciao Carlone, che poi lui è... Che bella Cioè... persona che è Carlo, lo vogliamo dire ufficialmente? Ma sai, ti dico di più, non è tanto... È una persona Vuoi dire magnifica. che non è bella? Se vuoi dire che non è bella, dillo, però io dissento. No, volevo ancora di più indorare la pillola, nel senso che non solo è una bella persona, ma è molto paziente e disponibile. Cioè, tu non hai idea, io per le mie cose creative, ecco, mettiamola così, perché lui fa un lavoro che io invidio tantissimo, quindi per le mie cosette creative lo stresso molto spesso. In realtà, mi scordo sempre di citarlo nei video, ma in quasi, sai, nelle mie intro, in queste cose un po' cinematografiche, io... Lo coinvolgo sempre per pareri e opinioni e lui è sempre lì pronto a rispondermi a qualsiasi ora della notte. È super preparato poi. Porca miseria, è una persona squisita e assolutamente super preparata. Vabbè, ma lui fa questo di mestiere, cioè fa i film al cinema, Quindi vabbè. è facile essere preparati così, eh? Carlo, se lo fai per lavoro è troppo È troppo facile. facile. No, poi vabbè, ho avuto anche l'enorme onore di averlo anche qui su Tutto Sbagliato e quindi doppio piacere oggi con te che ci accomuna, esatto, ci accomuna un po' questa amicizia. Senti, Ciao Carlo. a bomba direttamente partendo, YouTube. Allora, YouTube, una piattaforma stanca, una piattaforma che non ha più nulla da dire, una piattaforma che si lascia influenzare forse un po', non lo so, dall'apatia dei fruitori. Come la vivi? Non la vivi così? No, io dissento, dissento profondamente, dissento profondamente dalla tua analisi e devo dirti che invece secondo me YouTube è una piattaforma molto matura che ha raggiunto un livello di maturità che la rende superiore a qualsiasi altra piattaforma per quanto riguarda la fruizione dei contenuti. Qualcuno dice YouTube è la TV del mondo, citiamolo Giorgio Tave. Mio caro amico, e ha ragione, cioè di fatto YouTube è oggi una piattaforma universale e assolutamente matura per quanto riguarda la creazione e la fruizione dei contenuti di tipo video, divulgativo, di intrattenimento. Questo non vuol dire che non abbia difetti, ne ha molti, io stesso sono incappato in tanti difetti e poi diciamo che ultimamente mi sto anche un po', battendo per far emergere alcuni difetti che secondo me sono evidenti, ma credo che oggi una piattaforma come YouTube ci dà la possibilità davvero di fare quello che vogliamo, sia come creatori che come utenti. E io non posso desiderare di meglio, io non voglio una piattaforma che guidi le mie scelte in una direzione o nell'altra da creator o da fruitore, ma voglio proprio una piattaforma che sia il più neutro possibile e che mi permette di fare quello che voglio. E secondo me YouTube oggi ce lo concede. Io ti dico la verità, allora, la mia era una provocazione, chiaramente. Sono d'accordo con te sul fatto che YouTube ci consente di fare quello che vogliamo e sono anche ancora più d'accordo con te sul fatto che YouTube è forse l'unica piattaforma oggi che riesce a prendersi, concedimi questo termine, i suoi tempi. Perché rispetto ad altri social molto fugaci, forse è l'unica piattaforma ancora in cui si può fare del contenuto di un certo tipo.
che non necessariamente devi viralizzare, ma non hai però. Diciamo che se la gioca coi podcast da questo punto di vista. Sì, assolutamente. Anche per contenuti che possono essere anche lunghi, diciamo, no? Cioè, come minutaggio, ma non hai però tu quella sensazione che la piattaforma si stia lasciando trascinare, magari anche dall'influenza degli altri social, spostando l'asticella sempre più verso l'intrattenimento che non sull'informazione, ma non su. Allora, i miei numeri sono piccolissimi, tu sei molto grande, fai contenuti sicuramente molto informativi e d'utilità, però se la guardiamo, diciamo, a livello globale, no? Andiamo nelle tendenze, non hai quell'impressione che si premino di più contenuti di puro intrattenimento che ancora lì sono quelli virali, quelli che acchiappano, quelli che sono 30 secondi, Ma guarda, dimmi la tua. io ti dico che YouTube fa il suo lavoro e in qualità di piattaforma, in qualità anche di azienda, di società che ha a cuore il business prima di qualsiasi altra cosa, come giusto che sia, YouTube segue quello che viene richiesto dalle persone che ci stanno su YouTube. Quindi a me non sorprende che nelle tendenze ci siano video che a me verrebbe spontaneo definire di poca qualità, commettendo un errore gravissimo, perché di fatto non sarebbero di bassa qualità, Ecco. ma per il mio gusto, per il mio interesse personale, sono video che non mi metterei mai a guardare, tant'è che io la sezione tendenze non la apro mai, ma letteralmente. Mai, perché so già No. che non me ne frega niente. E sei in buona compagnia. E non lo faccio neanche da creator. Uno dice da creator l'apri per prendere spunto, ma no, perché di fatto è molto lontano da quello che io faccio. Quindi che la piattaforma prenda una direzione estremamente pop e che pop molte volte non significhi di qualità per come io intendo la qualità, ma questo è un giudizio Sì. personale, io sono d'accordo con te. Del resto, come piattaforma neutra, YouTube lascia spazio a tutti. E allora è ovvio che in tendenze non ci trovi magari il mega tutorial o non ci trovi il contenuto iperculturale, anche se a volte la cultura ci scappa nelle tendenze, ma è anche vero che per chi è interessato a quelle cose ce n'è di spazio e ce n'è anche molto. Io di recente, per esempio, ho fatto un video sull'HTML dove spiegavo come si programma in HTML. E quel video sta andando benissimo. Nel giro di pochi mesi ha superato le 100.000 visualizzazioni. Credo che, guarda, io adesso mi spingo a dire, facciamo una previsione, chissà quando guarderete poi questo video. Secondo me quel video il milione di views lo raggiunge, probabilmente, magari nel giro di 2 o 3 anni. E questo ci dimostra, secondo me, che poi di fatto il contenuto più informativo, più educativo, più divulgativo ha lo spazio. È ovvio che il pubblico è diverso. Però ti dico anche un'altra cosa, Sì. Ma ti controprovoco allora e ti dico guarda, il format si che chiama Tutto sbagliato per questo motivo, dobbiamo controprovare tutto. allora io ti dico che mediamente un video di intrattenimento su YouTube ha un RPM, cioè un Sì. revenue per mille, quindi un guadagno ogni 1.000 visualizzazioni di circa 1 euro. All'incirca, ovviamente la stiamo tagliando con l'accetta, Sì, va è bene, è molto chiaro. generalizzato, però all'incirca un video di intrattenimento guadagna 1 euro ogni 1.000 visualizzazioni. I miei video guadagnano mediamente 7 euro ogni 1.000 visualizzazioni. Perché? Quindi tu Perché dici poi di hanno un fatto. RPM più alto. E beh, certo, perché la qualità viene premiata anche in questi termini, Vabbè, quindi anche anche perché in termini di interesse delle persone. aumenti il watch time, un video lungo per chi è interessato e ci entra dentro è già più propenso chiaramente a guardarlo, quindi aumenta il watch time. Magari sto dicendo una cagata e non c'entra niente con l'RPM. È anche una questione di watch time, però a mio parere è soprattutto una questione di audience. Il mio canale, ma lo cito solo come esempio perché lo conosco bene, ti potrei citare proprio quello di Giorgio Taverniti che abbiamo citato prima, del quale tra l'altro sono amministratore, lui è amministratore del mio, ci scambiamo questa cosa per motivi di sicurezza. Quindi so bene o male come funziona e lui ha delle metriche simili o superiori alle mie. Qual è la ragione? Lui per esempio non fa video lunghi come i miei, ma qual è la cosa che ci accomuna? È la audience, cioè il tipo di audience che ci segue, che sono persone mediamente adulte, per cui quindi gli inserzionisti sono disposti a spendere di più, e con un mood, con un atteggiamento mentale in quel momento più proattivo, più propositivo. E quindi, che ne so io, se tu gli proponi di comprare il corso, è più probabile che lo comprano quelli che guardano un mio video, piuttosto che quelli che guardano un video dei miei contro te. Sì, no, no, chiarissimo. Guarda, allora hai detto una cosa giustissima parlando del discorso piattaforma. Un video, un contenuto su YouTube, perché YouTube è, ricordiamolo sempre, un motore di ricerca a differenza degli altri social. Quindi, soprattutto i video informativi sono video che possono esplodere anche un anno dopo. Sono video che possono andare benissimo un anno dopo perché magari, o comunque del tempo dopo, perché
può venire a succedere quella contingenza per cui la gente comincia a cercare quell'argomento, esce il tuo video e fa il botto. Di contro non c'è, e dimmi diciamo come la pensi tu, non c'è il fatto che la piattaforma, proprio perché chiaramente deve sopravvivere, deve fare del business, ti forzi un po', e se sì, in che misura, a rincorrere sempre quello che piace al pubblico piuttosto che quello che piace fare a te come creator. Non so se. Beh, certo, ma quello secondo me è un equilibrio che bisogna trovare ogni giorno quando Con crei se stessi, contenuti. dici. E io credo che chiunque sia troppo sbilanciato da un lato o dall'altro, un po' commette un errore. Tu devi sempre mediare. Fare un video sull'HTML, probabilmente, se oggi ti dovessi dire qual è la cosa che mi diverte di più in assoluto, beh, non è quella, probabilmente, non è fare un video sull'HTML, magari parlare di temi più filosofici, per esempio, più spirituali o più strategici, però devi anche un po' mediare quando fai questo lavoro. Devi trovare quel giusto equilibrio tra ciò che interessa le persone e ciò che vorresti fare tu. È un po' come avere un negozio, è un po' come essere un libero professionista. Certo, È chiaro che nella vita ti la trovi devi rendere sempre. sostenibile la cosa. Devi renderla sostenibile in tutti e due i sensi. Per come sono io, ovviamente devo pagare le bollette, devo pagare la scuola alle mie figlie, devo fare tutta una serie di cose che richiedono del denaro, oltre che devo fare crescere il mio progetto con quel denaro. E quindi per me guadagnare del denaro è prioritario in un progetto di business quale il mio. D'altra parte, però, io ho anche la forte esigenza di fare cose che mi piacciono. E quindi, da un lato, cerco sempre di creare contenuti che in qualche modo mi divertano. Dall'altro provo a evolvere spesso ciò che faccio, il mio progetto è già cambiato tante volte e cambierà ancora, ne sono sicuro. Figurati che io oggi siamo a fine 2021, ma è già da alcuni mesi che sto programmando la comunicazione del 2022, Certo, che vedrà dei cambiamenti, senza dubbio, perché se no mi annoio. sì, ma allora perché poi effettivamente, allora io il tuo canale lo conosco molto bene, tu fai dei contenuti veramente di grande utilità e dei contenuti che sono e devono essere esaustivi, cioè hai un minutaggio chiaramente nei video, no, non sono sicuramente video di intrattenimento di 5 minuti, di 7 minuti, è un video di mezz'ora, di un'ora, hai dei videocorsi praticamente quasi completi, gratuiti, li rendi 3-4 gratuiti sul tuo canale a ore. disposizione. Da 3-4 ore e chiaramente quel tipo di contenuto lo approccia chi vuole imparare quell'argomento, chi vuole informazione assolutamente su quell'argomento. Ma se quindi non devi o non sei obbligato a seguire l'andazzo del pubblico, ecco, mettiamola così, non c'è il rischio che alla lunga, ma proprio alla lunga, si creino troppo delle micro nicchie per sopravvivere cercando se. Allora, o viralizzi e fai video di tendenza, fai video super. Di intrattenimento, o piuttosto ogni creator tende verso una micro nicchia, cioè tu ti specializzi in quella cosa lì, hai il tuo pubblico affezionato, il tuo pubblico che vuole quel tipo di contenuto e la piattaforma non ti aiuterà mai a uscire fuori da quella micro nicchia, non so se. Beh, secondo me è corretto quello che tu dici ed è una questione di scelta personale, cioè ci sono creator che preferiscono specializzarsi effettivamente nella micronicchia e una nicchia magari ti permette anche di sopravvivere in maniera molto dignitosa, se non anche di, insomma, di diventare anche benestante da un punto di vista economico. Di contro devi essere consapevole che poi nella micronicchia potresti a un certo punto sentirti un po' È ingabbiato. Ti vero, posso portare un certo. esempio personale. OBS Studio. C'è stato un periodo. C'è stato un periodo, un paio di anni fa, un annetto fa, in cui se dicevi OBS Studio, pensavi ad Andrea Ciraulo. Lo dico senza nessuna modestia, ma perché è la No, verità. guarda, io l'ho Cioè c'è stato scoperto un con te, quindi momento, figuriamoci, ma ti sottoscrivo. posso dire che c'è stato un momento che se tu scrivevi OBS Studio su YouTube, tipo i primi 5-10 video erano tutti miei, tutti, ok? E quella roba lì è una micronicchia che in quel momento e probabilmente anche successivamente possiamo considerare anche molto remunerativa. Ho fatto un corso su OBS Studio che è andato molto Certo, ti ha bene, aiutato ho fatto effettivamente. crescere il mio canale, però il problema è che a un certo punto io mi sono detto: senti, ma tu vuoi parlare di OBS Studio per tutta la vita? Cioè, onestamente mi Certo, sono tutta rotto la le vita. palle di parlare di OBS Studio. Anche basta. Certo, Tant'è che a un certo punto ho certo. smesso, ho fatto il corso, ho detto: signori, io in questo corso vi metto tutto quello che so, sono 30 ore di corso, vi metto tutto quello che so, adesso basta però, cioè, non ne voglio E più non ne sentire voglio sentire parlare. parlare più. Ma sì, ma perché comunque, Andrea, indipendentemente dal fatto che i tuoi contenuti siano di micronicchia, siano di informazione, la verità è che mettendoci la faccia sempre di fronte a questa benedetta telecamera, tu sei sempre un creator. Allora, ho visto un video, non so se ti è capitato, di Sio, bellissimo,
parte al solito nonsense di sì, l'ultima recensione dell'iPhone 13, ha fatto 4 minuti di intervento. L'hai visto? Sai Sì, di cosa molto sto bello. parlando? Sì. Bellissimo. Lì mi ritrovo molto da creator. Io ti dico la verità, parlando di nicchie, perché cosa intendo? Cosa ti voglio dire quando ti parlo di micro nicchie, eccessivamente micro nicchie? Tu puoi parlare, come nel mio canale, di videomaking, di telecamere, di attrezzatura, ma quella lì non è in realtà una micro nicchia, perché su quella micro nicchia tu vai a concorrere con migliaia di altre persone. Allora io mi sono rotto le balle, voglio esprimere comunque una creatività che ho, e allora sto cercando di portare dei contenuti che attualmente su YouTube Italia non credo che abbia nessuno. Cioè, ste robe che faccio io, effetti speciali, robe su Premiere, no, io non conosco, perlomeno non ne conosco altri canali come il mio. Quindi non solo mi sto settorializzando, mi sto quasi dando una zappa sui piedi, perché fino a quando nessuno cerca quei contenuti, i miei contenuti non arriveranno a nessuno. Quello è un rischio, quello è un rischio. In questo caso tu hai due scenari davanti. Il primo è che i tuoi contenuti sono così tanto dirompenti che le persone non li cercano, ma quando li trovano per caso, se li guardano così tanto che poi diventano virali, e a un certo punto il tuo canale, fa la stessa fine, quindi diventa virale, dall'altra parte, bisogna anche guardare in faccia la realtà e dirci che quando si fanno le cose molto diverse dalla norma, c'è anche il rischio che quelle cose magari piacciono a noi, ma non incontrino così tanto il gusto delle persone e quindi inevitabilmente non crescano. Sì, ma senti una cosa, a te te le fanno le critiche sui video lunghi, visto che stiamo parlando di contenuti informativi che necessariamente devono prendere? A me mi dicono che sono Guarda, prolisso. Andrea, allora, faccio video da 7 minuti, da 10 minuti. dire a me che faccio video lunghi, che il video più corto che faccio dura tipo 2 ore, fa sorridere. No, ma Secondo dico, te la me, criticano questa cosa? Gli no, haters. raramente, No. raramente. Ogni tanto qualcuno sì, però capisci proprio che sono critiche fuori contesto, perché, cioè, i video che faccio è così scontato che sono dei video informativi pensati proprio per essere lunghi. Che insomma, se mi dici questo video è troppo lungo, vuol dire che non hai capito qualcosa. Quindi forse magari succede raramente, ma non do molto peso a queste critiche. No, guarda, la mia sensazione è che se ti dicono che un video è lungo è perché entrano nel video, magari si aspettavano una cosa X, poi vedono una cosa Y, si annoiano nel frattempo e ti dicono, cioè, uno short movie che dura 4 minuti, qualcosa del genere, e qualcuno mi ha detto, è fighissimo, video bellissimo, quello fatto a Venezia, video bellissimo, peccato un po' troppo lungo, 4 minuti. Eh sì, ma guarda, ma io te lo dico, io a questa cosa qua un po' ci penso. Io mi sono convinto, e abbastanza in linea con quello che dici tu, che quelli che si lamentano che il video è troppo lungo è perché vorrebbero le stesse informazioni in meno tempo. Ed è ovvio Concentrata. che tutti vorremmo le stesse informazioni in meno tempo. Peccato che non si può, perché se le informazioni sono 10, ci vuole tempo 10. Certo, poi se io magari facessi il montaggio, cosa che io non faccio, riuscirei a tagliare qualcosina e a ridurre qualche minuto. Sì. Può essere, però anche sti cazzi. Insomma, se ti interessa una roba, te la segui. Se non ti interessa, buon pace. Allora, sulla Cioè, filosofia. allora, il mio target, io voglio precisare una cosa, il mio target sono persone estremamente interessate a un argomento e io gli do esattamente quello che cercano. Gli do Sì. profondità, gli do contenuto per entrare dentro quell'argomento. Tutti quelli che sono mezzi mezzi non mi interessano, cioè non c'è bisogno che mi seguano, non c'è Sì. bisogno che guardino quel video, ce ne sono altri. Ogni tanto li faccio anche io ho fatto Da Vinci in 10 minuti, OBS in 10 minuti, certamente li faccio anch'io per chi vuole così dare Sono degli un'occhiata, estratti. ma la mia forza credo che sia la profondità, e allora è anche giusto fare leva sui propri talenti, no? Assolutamente. Sulla filosofia del sti cazzi ci sono tantissimo anch'io, perché anch'io non faccio tagli. Letteralmente in un video mi metto davanti lì e la telecamera, sto 12 minuti a parlare, faccio un singolo taglio per mettere l'intro animata e boh, poi vado di filato, non c'è un singolo taglio. Sì, però comunque mi dicono che sono prolisso, che poi in realtà è un problema più per loro. Cioè, nel senso, se tu. Si dovrebbe capire, si dovrebbe intuire che se tu stai cercando, boh, rifaccio l'esempio di OBS Studio, come funziona OBS Studio, magari tu lo vuoi spiegato tutto in 10 minuti, ma devi capire che se trovi un contenuto che te lo spiega in 10 minuti, in realtà non te lo sta spiegando. Cioè, e quello lo devi È capire tu da una fruitore. panoramica. In 10 minuti tu hai la panoramica. Se cerchi la panoramica, allora ci sta il video di 10 minuti. Se vuoi imparare qualcosa, ti serve il tempo. Ma tu quindi no, no, non pensi che alla lunga
E anche l'algoritmo ci costringerà tutti ad andare verso sempre più l'intrattenimento piuttosto che l'informazione. Cioè, o meglio, vabbè, tu sei per la bilancia è perfettamente Io penso equilibrata. che l'algoritmo oggi, e non prevedo cambiamenti di scenario, favorisca contenuti che le persone vogliono seguire, contenuti che interessano alle persone. E la maggior parte delle persone aprono YouTube con l'idea di intrattenersi, e il motivo per cui la maggior parte dei contenuti che vediamo sono di quel tipo. Alcune persone aprono YouTube per informarsi, per imparare e per educarsi. E in quel caso, secondo me, un minimo di livello di intrattenimento è utile anche in un video educativo. Io, per esempio, faccio lo scemo nei miei video, cioè mi capita di fare la battuta, di sdrammatizzare, di abbassare un po' il tono. Quella cosa lì, certo, che è utile anche per ottenere più visualizzazione Vabbè, del fai anche video. empatia, cioè nel Però senso credo che rendi il la. tutto un po' più... Certamente. Se risulti più empatico. Empatico, esatto, ma comunque al di là dell'ironia, che secondo me è sempre utile nei video e nella vita, credo che la parte fondamentale sia quella informativa. Senti, ma ok, battaglia con gli altri social, come la vedi e com'è la tua presenza su questi altri social? La mia Io lo so presenza. che tu divulghi spesso l'informazione per cui non bisogna riciclare dai propri contenuti, lo so. La mia presenza sui Ci social. perde, ci vince YouTube alla lunga con gli altri social, come funzionerà? Io credo che sempre di più si differenzieranno le piattaforme, già lo sono. In realtà è molto Vabbè, difficile. ma criticavano il fatto però che YouTube sta mettendo non più visibile i non mi piace perché si sta spostando verso gli altri social. Tu pensi che ci, si differenzieranno? Beh, è Lo evidente, cioè criticavano. già lo sono. YouTube oggi è pensato per contenuti di tipo. YouTube è pensato più per l'intenzionalità. Oggi, quindi contenuti che tu Mi vuoi piace. seguire, che te li vai a cercare o che sei iscritto al canale, il concetto è che tu un video te lo segui. Sì. Gli altri social sono molto più specializzati invece nella casualità, che sia Instagram che è più legato a un flusso di contenuti dove il singolo contenuto perde importanza all'interno del flusso generale, o che sia TikTok che è la stessa cosa. Sebbene TikTok stia un po' insidiando YouTube, però siamo molto lontani da quel tipo di fruizione. Per cui è ovvio che tutte le piattaforme si fanno un po' concorrenza. Certo che YouTube ha fatto gli short, che li ha copiati dai Reels, che li hanno copiati da TikTok, senza dubbio. È chiaro, sarebbero stupidi a non farlo. Però io credo che tendenzialmente, se io ti dico hai voglia di guardarti un video, tu a cosa pensi? Pensi a YouTube. Se io ti dico hai voglia di cazzeggiare un po' e di vedere cosa fanno i tuoi amici, a cosa pensi? Pensi a Instagram. E se ti dico hai voglia di Certo. guardare qualche balletto, o semplificato, non abbiatene. In maniera compulsiva. Ti vai a guardare TikTok. E in questo momento nelle nostre teste sono molto identificate queste piattaforme. È vero, cioè nel senso hai spostato la visione della cosa verso un fattore giustissimo. Tu dici è l'approccio del fruitore che decide la piattaforma, non tanto la piattaforma che rincorre, che cerca di rincorrere il fruitore. Se tu vuoi passarti una serata anziché vedere Netflix e vuoi vedere dei contenuti, vai su YouTube. Se stai facendo le tue cose in bagno, non voglio essere più specifico, apri TikTok perché è veramente compulsivo. È compulsivo e a me non piace. Ma io ti posso solo dire che l'ho disinstallato TikTok Ah, c'è proprio... perché ha una. Sì, TikTok ha una tecnologia che trovo strepitosa ed è molto interessante, ma mi sono reso conto che quella roba lì non mi faceva bene, perché mi sono reso conto che quando lo aprivo, sai quando lo apri e non sai quando lo chiudi. E allora uno a un certo punto deve essere anche consapevole dei suoi limiti. Cioè, se non sono in grado di gestire quella cosa lì, tanto vale disinstallarla. Ora non mi ricordo, forse sai, dopo la disintossicazione l'ho anche reinstallato. Sì, guarda, adesso ce l'ho, ma credo di non avere neanche l'account, non lo apro mai. Sì. E la stessa cosa vale per tutti i social, dobbiamo essere noi a controllarli, non viceversa. Guarda, ti dico la verità, ho subito anch'io fortemente quel momento in cui ho capito che dovevo necessariamente disintossicarmi, ma non soltanto dal discorso TikTok, perché sinceramente è una piattaforma che ancora non riesco a digerire, quindi anche da fruitore non l'ho bazzicata più di tanto. Però in generale ho capito che fare spazio qui dentro... E per far spazio qui dentro proprio devo allontanarmi da tutto, perché se non faccio spazio qui dentro letteralmente non riesco a fare video, non riesco a parlare alla Sì. telecamera, non riesco ad avere un'idea per una intro, per un contenuto figo, per una cosa.
indipendentemente dalle visualizzazioni che faccio, quelle restano basse comunque. Guarda, la verità è una, i social non ci fanno Non bene. fanno bene. Poi la possiamo girare come vogliamo, possiamo dirci no, però ci sono cose utili, però imparo, però vedo, ce la possiamo raccontare come vogliamo. La verità è che i social non ci fanno bene. Detto questo, alcuni di noi, e io faccio parte di questa categoria, sacrificano un pochino di benessere in virtù di altre cose, che possono essere informazioni, che possono essere cose utili per il mio lavoro, e allora decido comunque di rimanerci. Ma la verità è che i social non fanno bene. Io quello che provo a fare è costruire il mio feed informativo su qualsiasi piattaforma. Io oggi uso praticamente solo YouTube e poi in maniera secondaria, ma molto secondaria, Instagram, ti sto parlando da Sì, utente, sì, sì, sì. eh? Provo a costruire il mio feed in maniera veramente molto certosina. Cioè io oggi su Instagram credo di seguire meno di 100 persone e le seleziono con una cura maniacale. 131 persone seguo oggi, Sì. ma le seleziono con una cura che è spropositata. Mi disiscrivo come se non ci fosse un domani. Perché? Perché quando apro questa maledetta applicazione, io devo sentirmi bene. Non devo sentirmi, per esempio, io nel momento in cui una persona si vanta dei suoi successi, per me è unfollow immediato. Cioè, tu sei andato all'evento, hai fatto il tuo fottuto TED Talk e me lo vuoi spiattellare in faccia? Io smetto di seguirti, perché non ho bisogno di sentirmi invidioso dei tuoi successi. Cioè, mi bastano i miei di malesseri, non serve che tu mi butti addosso i Andrea, ma tuoi facendomi vedere che sei più sai che figo. stai toccando un punto che per me è veramente fondamentale? Neanche se ci fossimo messi d'accordo, giuro che non è così. Anzi, in realtà questa cosa non l'ho fatto in precedenza, la condivido adesso. A me piace molto seguire solo chi è disposto a raccontarmi più che i successi, i fallimenti. Per due ragioni. Prima di tutto perché non entro in quel circolo vizioso maledetto per cui sono tutti migliori di me, tutti Bravo. sono più bravi di me e io faccio schifo, faccio cagare. E seconda cosa, perché penso di poter imparare molto di più dagli errori che non dai successi. No, la verità è che è così. Noi non ce ne rendiamo conto perché poi anche in termini di marketing funziona vantarsi dei propri successi, certamente. Però la verità è che questa cosa qua innesca un circolo vizioso che non fa bene a nessuno. Non fa bene al creator che si sentirà spinto ad avere sempre ulteriori successi, a nascondere le proprie debolezze o a non avere debolezze, e questa cosa qua è I dannosissima, fallimenti. e non fa bene agli utenti che, come Sì, dici tu, sì. continuano a sentirsi in difetto rispetto poi a che cosa? A un frammento microscopico di vita che vedono di una persona e che sui social sembra tutta la sua vita. Io l'impegno che ho come creator e che provo a portare avanti, a volte ci riesco di più, a volte meno, però credo di essere, insomma, abbastanza sulla buona strada, è proprio quello di non portare i miei successi, ma di portare i fallimenti. O io credo di avere oggi un progetto di successo, ma lasciamo che parli da Certo, solo. Cioè, non c'è bisogno certo. che continui a spiatterarlo davanti a tutti. Per esempio, una roba che io non ho mai fatto su YouTube, mai, non ti so dire, non lo farò mai. Ad oggi non l'ho mai fatto, io non ho mai fatto i video per X mila iscritti. Certo. 10.000 iscritti, 50.000 iscritti, di recente 75.000 iscritti, ma chi se ne fotte? Cioè non è quello il motivo per cui sto facendo YouTube, il motivo per cui sto facendo YouTube è portare contenuti di valore. Non mi interessa se gli iscritti sono 70.000 o 100.000, quella roba lì la vivo come un ok, vi faccio vedere come sono bello, non ce n'è bisogno, tanto tu lo vedi quel numerino se ti interessa. Ma poi una cosa è sempre anche come la racconti, nel senso che tu puoi effettivamente aver avuto un piccolo successo o una cosa che sei riuscito a fare, di cui vai fiero, che vuoi condividere, ma non devi necessariamente raccontarla come io sono il migliore del mondo a fare sta roba qui. Ragazzi, ho fatto sta cosa, guardate, l'ho fatta così, poi ognuno ne trae le sue conclusioni, non è che te lo devo vendere come successo, semplicemente ti racconto la mia esperienza. Io sono molto talebano su questo, ammetto di No, fare ma io lo apprezzo. molta fatica a parlare dei successi. Ogni tanto mi sforzo a farlo, cioè mi dico ok, però questa roba qua va detta, perché se non la dici non se ne accorge nessuno. E allora a volte lo faccio, ma lo faccio con molta ritrosia. Sono di mio una persona anche molto riservata, quindi non mi piace molto parlare di me, ecco. No, rido perché sul discorso della riservatezza, più creator conosco e più mi rendo conto che la maggior parte delle persone che si mettono davanti a una telecamera, in realtà io sono così, io sono una persona molto introversa in realtà, cioè non sono, se tu mi incontri dal vivo veramente, non è che io sto lì a fare come faccio davanti alla telecamera, ti racconto i cavoli miei, Ma cioè anzi mi certo. metto proprio, sai, in un angolino della stanza.
capita che partecipo a Certo, ma eventi, a perché robe del se sei... genere. Allora, se sei una persona normale, non ti metti a parlare a una telecamera, lo fai con gli esseri umani, cioè se non sei un disadattato sociale come il sottoscritto, vai a una maledetta festa e ti metti a Chiudersi in chiacchierare, una alla stanza festa di buia? compleanno parli con la gente, con gli esseri umani in carne ed ossa, vai al supermercato e attacchi bottone. Essendo un disadattato sociale, tu dici ok, ma in qualche modo dovrò dirle queste cose che ho dentro, non sono capace di farlo con una persona, lo farò con una telecamera. Assolutamente. Sai che è un bellissimo modo di concludere questa cosa qui? E allora concludiamo. Un bel pensiero. Allora, guarda, ci siamo detti che YouTube può essere una croce. Può essere una croce. No, non siamo andati oggi, non volevo rivangare robe che ti hanno fatto. Lo so, ti ho seguito, che ci sono state delle cose che ti hanno fatto arrabbiare ultimamente sulla piattaforma di YouTube. Non volevo rivangare situazioni spiacevoli, però YouTube può essere una croce. I social, per come si utilizzano, possono essere veramente deleteri, veramente enormemente deleteri, però possiamo trovare il modo di sfruttarli. Io, il mio canale Sì, per me è una sì. terapia, Andrea. Una terapia. Quando parliamo in un microfono abbiamo davvero un potere molto grande. E questa cosa qua, da un lato, fa stare bene noi, ma dall'altro dobbiamo sempre ricordarci che nel nostro piccolo o nel nostro grande abbiamo l'opportunità di entrare nella vita delle persone e in qualche modo di cambiarle, in qualche modo di migliorarla. E a me piace pensare che parlando in un microfono, parlando alla telecamera, io in qualche modo... Magari poco, magari tanto, per alcuni sarà poco, per altri sarà tanto. Sto migliorando il posto in cui vivo, il mondo che abito. E io ho un po' una fissa personale. Io ho questa fissa, scusatemi se adesso passo, insomma, vi butto questo pessimismo addosso, ma purtroppo è la news del giorno che vi devo dare con grande realismo. La vita è corta. Cioè, a un certo punto noi ci guardiamo indietro e diciamo: dove è finita tutta? Cioè, è già finita, eh? È già passato tutto? E porca miseria, io non la voglio sprecare. Cioè, io voglio arrivare a quel punto lì, che spero sia il più tardi possibile, ma potrebbe anche essere fra mezz'ora. E io voglio arrivare dicendomi: cavoli, ho fatto qualcosa di utile, ho fatto qualcosa di cui oggi mi sento orgoglioso. E una possibilità, per quanto mi riguarda, è proprio creare contenuti E online. può sembrare un gran filosofeggiare, però in realtà se tu di questi concetti ne fai un po' il tuo motore, un po' quella scintilla, no? Anzi, o meglio, la benzina che la alimenta, stai meglio. Io dico che stai. Che te la vivi meglio. Seppur breve, te la vivi. O breve, lunga, te la vivi decisamente meglio. Tu pensa a questa cosa. Apriamo un canale YouTube. Tu puoi avere due tipi di obiettivi. Se il tuo obiettivo è voglio fare più iscritti, voglio fare le views, voglio guadagnare più soldi, Vai su che TikTok. sono tutti obiettivi leciti, ma quante sono le probabilità di ricevere frustrazioni? Perché tu non lo sai quanti iscritti farai, non lo sai quante views fai, non lo sai quanti soldi guadagni. E sei sempre lì a inseguire un obiettivo. Se invece il tuo obiettivo è voglio fare qualcosa di buono. Voglio fare qualcosa di utile, voglio fare qualcosa che mi faccia sentire orgoglioso, voglio fare qualcosa per cui le persone mi ringrazieranno. E allora in quel caso è praticamente matematico che tu sia soddisfatto di quello che fai. Peccato che Certo. poi se lavori in questa maniera arrivano anche quegli altri risultati. Arrivano le views, arrivano gli iscritti, arrivano i soldi. Sì, perché traspare questa cosa poi davanti alla telecamera. Traspare assolutamente. Andrea, io mi sento meglio, posso dire che mi sento meglio? Te l'ho detto, lo utilizzo, tutto sbagliato nasce esclusivamente, l'ho detto l'altra volta con Andrea Biasci, conosci? Certo, altro che un grande riferimento online, è bravissimo. Oltre che Bravissimo. aiutarmi dal punto di vista del fisico, del fitness, anche come creator è un esempio da seguire. Porca miseria, porca miseria. E quindi sì, lo uso a scopi terapeutici e mi sento meglio oggi. Grazie mille, sei stato veramente È stato un fantastico. grande piacere. Un saluto a te, un saluto a Grazie voi di che avete cuore. seguito. Grazie. Oh, mi raccomando, io chiaramente vi lascio. Spero che questo video veramente sia. Non ho la pretesa di dire che deve essere il video che vi svolta la vita, ma che vi permette magari di vedere le cose sotto una luce diversa. Ogni tanto magari ce lo dimentichiamo, non lo so, magari me lo scrivete qua sotto nei commenti. Vi ringrazio tantissimo, vi ricordo che qui vi lascio chiaramente i link al buon Andrea, ti possono stalkerare ovunque, sì, Sì, se sicuramente. mi chiedete come funziona OBS o come tagliare con DaVinci Resolve, non vi rispondo, Vi sappiatelo. banna. No, Vi semplicemente non vi banna. posso aiutare. Per il resto tutti i link li trovate qui. Io vi ringrazio per aver guardato e vi do appuntamento al prossimo episodio.
Ciao.